Siamo con Mister Germano, il tecnico della Luzzese, una sconfitta pesante in casa con il risultato di 0-3. Cosa non ha funzionato, mister? Cosa non ha funzionato? Non ha funzionato niente. Abbiamo meritato di perdere. Bisogna dare atto alla Polana che si è venuta a giocare la sua onesta partita, ci ha pressato. Purtroppo oggi i miei ragazzi inesistenti, sotto tutti i punti di vista, fisico e mentale. Ed è giusto che, anzi, ci è andata bene che non il passivo poteva essere ancora più pesante. Abbiamo perso 3-0 e speriamo che abbiamo finito quest'anno nel peggiore dei modi. Secondo me dobbiamo farci un esame di coscienza, un mea culpa, perché adesso il giorno di ritorno è tutta un'altra storia e noi purtroppo dobbiamo pensare solo a salvarci. Che questa sconfitta ci sia d'insegnamento e vuol dire che alla ripresa faremo di tutto per agganciare questa salvezza il più presto possibile. Certamente mister, è un Natale un po' amaro, però tutto sommato il bilancio della Luzzese in questo giorno d'andata è positivo, ma noi ci auguriamo che Babbo Natale, al di là dell'infortunio di Morrone, porti una prima punta, perché da un punto di vista tecnico l'assenza di una prima punta forse in avanti, anche perché la squadra potesse giocare alta e potesse evitare poi chiaramente sulle seconde palle ripartenze e quant'altro, penso che abbia comunque influito sul risultato. Sì, indubbiamente, noi abbiamo bisogno di una prima punta, la stiamo cercando, stiamo valutando insieme alla società di trovare quell'attaccante che risponde alle mie caratteristiche, cioè, come ha detto lei, forte fisicamente, che mi fa stare la squadra, che spizzica le palle di testa per gli esterni che si buttano nello spazio e niente, speriamo che Babbo Natale mi faccia trovare sotto l'albero questo attaccante. Per adesso abbiamo portato questi tre pappini che ci hanno fatto, ce li portiamo a casa e pensiamo all'anno nuovo. Un augurio a tutti i tifosi, alla società e a tutti gli sportivi che sono in ascolto. Grazie.